Il 2019 è iniziato in modo molto positivo per le azioni globali, per tutti i principali mercati azionari. Questo anche dovuto alla negatività che si era creata a fine 2018, forse in modo un pochino estremo, che ha portato a un positioning molto molto leggero, che quindi ha contribuito poi a guadagni rilevanti anche nell'ordine del 15-20% per alcuni settori globali e ciclici, quali soprattutto tecnologia, sia hardware che software. Industriali e settori legati alle commodities, quali materiali di base e oil and gas. Il tutto, nonostante i dati macro e anche le revisioni agli utili stimati agli analisti, siano effettivamente andate ancora peggiorando rispetto alla fine 2018. Questo può sembrare incoerente, ma in realtà sta semplicemente a significare che il mercato sembra aver trovato una sorta di bottom, oltre cui non pensa che la situazione peggiorerà. I timori recessivi che si erano creati a fine 2018 sono andati tendenzialmente scomparendo da parte degli investitori e crediamo che effettivamente sia a livello macro che a livello di revisione utile abbiamo toccato sostanzialmente il fondo e quindi da qua le aspettative possono essere effettivamente un pochino più positive. Noi continuiamo a mantenere un'esposizione in termini geografici all'area che riteniamo avere più upside, cioè i mercati emergenti, in particolare al blocco asiatico e a quello cinese, i cui rischi abbiamo visto nel 2018 sono evidenti, soprattutto a livello geopolitico con le tensioni commerciali, ma lo stimolo monetario che sembra effettivamente avere un impatto positivo dai dati di gennaio e l'eventuale, sempre più probabile, allentamento delle tensioni commerciali crea un forte upside, dato che le valutazioni erano tornate a livelli minimi dal 2012, a fine anno. Quindi continuiamo ad avere delle posizioni rilevanti su quell'area, in particolare su settori legati alla new economy, come sostanzialmente internet e software cinese. A livello più globale, in particolare sull'America, manteniamo le posizioni più di neutralità nei portafogli multi-asset, mentre in quelli con un contenuto azionario più rilevante, più esplicito, abbiamo posizioni soprattutto in settori tendenzialmente caratterizzati da crescita elevata e margini stabili e alti, quindi di nuovo IT, in particolare il lato internet, software e servizi, e alcuni segmenti dell'universo healthcare. A livello europeo invece preferiamo esposizioni a settori più globali, quali appunto quelli legati alle materie prime.